Come fa un aereo a volare? A pensarci bene, ogni volta che vediamo un aereo volare nel cielo o saliamo in un aereo, il pensiero è sempre lo stesso. Come fa un oggetto che pesa decine di tonnellate a librarsi così leggero nel cielo? Oggi ve lo spiego. Prima però faccio una piccola premessa. Ovviamente per far volare un aereo ci sono tantissimi fattori. Quello che spiegherò oggi infatti è solamente uno dei tanti principi, però è anche quello forse più importante e affascinante. Perciò partiamo facendo un piccolo esperimento mentale. Immaginate di essere in un prato con in mano una canna per l'acqua e lo state innaffiando. Mentre camminate, a un certo punto passa un vostro amico, vostra sorella o vostro papà e pensate: voglio fargli uno scherzo. Quindi quello che fate cos'è? Prendete appunto la canna dell'acqua e per schizzarlo tappate il buco finale in modo che l'acqua esca molto più velocemente. Questo è uno scherzo che abbiamo fatto tutti nella nostra vita e questo avviene proprio perché l'acqua, che inizialmente ha tanto spazio per uscire dal nostro tubo, si trova improvvisamente con molto meno spazio per uscire e dunque, essendo sempre la stessa portata d'acqua, deve correre più velocemente. Insomma, da questo piccolo scherzo abbiamo imparato una cosa: i fluidi, se attraversano una zona con meno area, accelerano. Teniamo bene a mente questa cosa perché ci sarà molto utile. Torniamo appunto ora agli aerei. Insomma, come fanno gli aerei a volare? Tutto è dato dalla forma dell'ala. L'ala di un aereo, infatti, se la guardiamo di profilo, ha circa questa forma. E sebbene possa sembrare banale, questa forma è proprio ciò che fa stare su gli aerei. Come potete vedere, infatti, questa forma fa sì che ci sia una curvatura superiore nella superficie dell'ala e una curvatura sempre nella stessa direzione nella parte inferiore della nostra ala. Ecco, a questo punto immaginiamo di mettere questa ala all'interno di un tubo, quindi qua c'è questo tubo che passa e l'ala è dentro. Quando facciamo passare dell'aria in questo tubo, cosa succede? Che appena arriva a metà dell'ala, metà dell'aria che abbiamo va sopra e l'altra metà invece passa sotto. In questo tubo immaginario, infatti, l'ala è perfettamente in centro, quindi qua siamo in centro. Quello che succede cos'è? Che quando l'aria passa sopra, essendo appunto che c'è questa curvatura, la sezione qui si riduce perché il tubo è perfettamente circolare, mentre invece l'aria che passa sotto avrà una sezione molto più ampia per correre. Perciò, per il discorso che abbiamo visto prima del tubo dell'acqua, la parte di aria che va sopra, siccome si trova con uno spazio più piccolo, è costretta a correre più velocemente, mentre invece la parte di aria che va sotto, essendo che ha appunto molto più spazio, rallenterà. Ok, benissimo, ma questo cosa c'entra? Fidatevi di me perché c'entra come e adesso ve lo faccio vedere. Il secondo principio molto importante per far volare gli aerei, legato con quello che abbiamo appena detto, è il principio di Venturi, che ora con un piccolo esperimento vi faccio vedere. Allora, vedete questo foglio di carta che è ben piegato verso il basso? Secondo voi, se io adesso soffio qui sopra, cosa succede? Il foglio va ancora più giù, quindi si piega ancora di più, oppure rimane indifferente, oppure va su? Pensateci un attimo e adesso vi mostro. Soffiamo e vediamo. Va su. Questo dunque ci dimostra cosa? Che quando noi soffiamo, dunque aumentiamo la velocità di un fluido, in questo caso l'aria, allora la pressione di questo fluido diminuisce. Quello che accade è che quando un gas aumenta la sua velocità, allora la sua pressione diminuisce. Infatti, quando noi soffiamo sopra questo foglio, la velocità dell'aria qui aumenta, perciò la pressione qua diminuisce, la pressione qua perciò è più alta di quella che c'è qui e perciò tiene in alto il foglio. Ecco, forse adesso state iniziando a capire il collegamento, proprio perché nelle ali degli aerei succede esattamente la stessa cosa. Infatti, quando l'aereo si muove, spinto dai motori ovviamente, che se volete potremo vedere in un altro video, incontrerà molta aria. Quest'aria, quando incontrerà le ali degli aerei, andrà un po' sopra e un po' sotto. Per la forma delle ali, però, che abbiamo visto prima, l'aria che andrà sopra andrà più velocemente rispetto all'aria che passerà sotto alle ali degli aerei. Questa differenza di velocità, dunque, dove si ha aria veloce nella parte superiore delle ali e aria lenta nella parte inferiore delle ali, fa sì che ci sia una differenza di pressione, e cioè una pressione più bassa sopra le ali e una pressione più alta sopra le ali. Ecco, questa differenza di pressione che c'è tra sotto l'ala e sopra l'ala, dove dunque sotto l'ala c'è una pressione maggiore, fa sì che ci sia dal basso verso l'alto una spinta. Ed è proprio questa spinta che fa volare gli aerei. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace e se avete qualche altra curiosità nel mondo degli aeroplani, commentate. Ciao!